Il Tao in eterno non agisce e nulla v'è che non sia fatto. Se principi e sovrani fossero capaci d'attenervisi, le creature da sé si trasformerebbero. Quelli che per trasformarle bramassero operare, io li acquieterei con la semplicità di quel che non ha nome. Anch'esse non avrebbero brame. Quando non han brame, stanno quiete, e il mondo da sé s'assesta. La virtù somma non si fa virtù, per questo ha virtù. La virtù inferiore non manca di farsi virtù, per questo non ha virtù. La virtù somma non agisce, ma non ha necessità di agire. La virtù inferiore agisce, ma ha necessità di agire. La somma carità agisce, ma non ha necessità di agire. La somma giustizia agisce, ma ha necessità di agire. Il sommo rito agisce, e se non viene corrisposto, si denuda le braccia e trascina a forza. Fu così che, perduto il Tao, venne poi la virtù. Perduta la virtù, venne poi la carità. Perduta la carità, venne poi la giustizia. Perduta la giustizia, venne poi il rito. Il rito è l'abilità della lealtà e della sincerità, e foriero di disordine. Chi per primo conosce è fior nel Tao e principio di ignoranza. Per questo l'uomo grande resta in ciò che è solido e non si sofferma in ciò che è labile. Resta nel frutto e non si sofferma nel fiore. Perciò respinge l'uno e preferisce l'altro. In principio questi ottennero l'uno. Il cielo lo ottenne e per esso fu puro. La terra lo ottenne e per esso fu tranquilla. Gli esseri sovrannaturali lo ottennero e per esso furono potenti. La valle lo ottenne e per esso fu ricolma. Le creature lo ottennero e per esso vissero. Principi e sovrani lo ottennero e per esso furono retti nel governare il mondo. Costoro ne furono resi perfetti. Se il cielo non fosse puro per esso, temerebbe di squarciarsi. Se la terra non fosse tranquilla per esso, temerebbe di fendersi. Se gli esseri sovrannaturali non fossero potenti per esso, temerebbero d'annullarsi. Se la valle non fosse ricolma per esso, temerebbe di inaridirsi. Se le creature non vivessero per esso, temerebbero di spegnersi. Se principi e sovrani non fossero nobili e alti per esso, temerebbero di cadere. Il nobile ha per fondamento il vile, l'alto ha per basamento il basso. Perciò quando principi e sovrani chiamano se stessi l'orfano, lo scarso di virtù, l'incapace, non è perché considerano loro fondamento il vile? Ahimè, no. Quando hai finito di enumerare le parti del carro, ancora non hai il carro. Non voler essere pregiato come giada, né spregiato come pietra. Il tornare è il movimento del Tao.
La debolezza è quel che adopra il Tao. Le 10.000 creature che sono sotto il cielo hanno vita dall'essere. L'essere ha vita dal non essere. Quando il gran dotto apprende il Tao, lo pratica con tutte le sue forze. Quando il medio dotto apprende il Tao, or lo conserva ed or lo perde. Quando l'infimo dotto apprende il Tao, se ne fa grandi risate. Se non fosse deriso, non sarebbe degno d'essere il Tao. Perciò motti invalsi dicono: illuminarsi nel Tao è come ottenebrarsi. Avanzare nel Tao è come regredire. Spianarsi nel Tao è come incavarsi. La virtù somma è come valle. Il gran candore è come ignominia. La virtù vasta è come insufficienza. La virtù salda è come esser volgo. La naturale genuinità è come sbiadimento. Il gran quadrato non ha angoli. Il gran vaso tardi si completa. Il gran suono è una sonorità insonora. La grande immagine non ha forma. Il Tao è nascosto e senza nome, ma proprio perché è il Tao, ben impresta e completa. Il Tao generò l'uno, l'uno generò il due generò il tre generò le 10.000 creature. Le creature voltano le spalle allo Yin e volgono il volto allo Yang. Il Qi infuso le rende armoniose. Ciò che l'uomo detesta è d'essere orfano, scarso di virtù, incapace, e pur sovrani e duchi se ne fanno appellativi. Perciò tra le creature taluna diminuendosi s'accresce, taluna crescendosi si diminuisce. Ciò che gli altri insegnano anch'io li insegno. Quelli che fan violenza non muoiono di morte naturale. Di questo farò l'avvio del mio insegnamento. Ciò che v'è di più molle al mondo assoggetta ciò che v'è di più duro al mondo. Quel che non ha esistenza penetra laddove non sono interstizi. Da questo so che v'è profitto nel non agire. All'insegnamento non detto, al profitto del non agire, pochi di quelli che sono sotto il cielo arrivano. Tra fama e persona, che è più caro? Tra persona e beni, che è più importante? Tra acquistare e perdere, che è più penoso? Per questo, chi ardentemente brama, certo assai sperpera. Chi molto accumula, certo assai perde. Chi sa accontentarsi, non subisce oltraggio. Chi sa contenersi, non corre pericolo e può durare a lungo.
la grande completezza è come spezzettamento che nell'uso non si rompe. La grande pienezza è come vuotezza che nell'uso non si esaurisce. La grande dirittura è come sinuosità. La grande abilità è come inettitudine. La grande eloquenza è come balbettio. L'agitazione finisce nell'algore. La quiete finisce nel calore. La pura quiete è la regola del mondo. Quando nel mondo vige il Tao, i cavalli veloci sono mandati a concimare i campi. Quando nel mondo non vige il Tao, i cavalli da battaglia vivono ai confini. Colpa non v'è più grande che secondar le brame. Sventura non v'è più grande che non saper accontentarsi. Difetto non v'è più grande che bramar d'acquistare. Quei che conosce la contentezza dell'accontentarsi, sempre è contento. Senza uscir dalla porta, conosci il mondo. Senza guardar dalla finestra, scorgi la via del cielo. Più lungi te ne vai, meno conosci. Per questo il santo non va d'attorno e pur conosce. Non vede e più discerne. Non agisce e pur completa. Chi si dedica allo studio ogni dì aggiunge, chi pratica il Tao ogni dì toglie, toglie ed ancor toglie, fino ad arrivare al non agire. Quando non agisce, nulla v'è che non sia fatto. Quei che regge il mondo, sempre lo faccia senza imprendere. Se poi imprende, non è atto a reggere il mondo. Il santo non ha un cuore immutabile. Ha per cuore il cuore dei 100 cognomi. Per me è bene ciò che hanno di buono, ed è bene anche ciò che hanno di non buono. La virtù li rende buoni. Per me è sincerità ciò che hanno di sincero, ed è sincerità anche ciò che hanno di non sincero. La virtù li rende sinceri. Il santo sta nel mondo tutto timoroso e per il mondo rende promiscuo il suo cuore. I 100 cognomi in lui affiggono occhi e orecchi e il santo li tratta come fanciulli. Uscire è vivere, entrare è morire. Seguaci della vita sono 3 su 10, seguaci della morte sono 3 su 10. Gli uomini che la vita tramutano in disposizione alla morte sono pur essi 3 su 10. Per qual motivo? Perché vivono l'intensità della vita. Or io ho appreso che chi ben nutre la vita va per deserti senza incontrar rinoceronti e tigri. Va tra gli eserciti senza indossar corazza e arme. Il rinoceronte non ha dove infilzare il corno. La tigre non ha dove affondar l'artiglio.
Il guerriero non ha dove immergere la spada. Per qual motivo? Perché costui non ha disposizione alla morte. Il Tao le fa vivere, la virtù le alleva, con la materia dà loro la forma, con le vicende dà loro la completezza. Per questo le creature tutte venerano il Tao e onorano la virtù. Venerare il Tao e onorare la virtù, nessuno lo comanda, ma avviene ognor spontaneo. Quindi il Tao fa vivere, la virtù alleva, fa crescere, sviluppa, completa, matura, nutre, ripara. Le fa vivere, ma non le tiene come sue. Opera, ma nulla s'aspetta. Le fa crescere, ma non le governa. Questa è la misteriosa virtù. Il mondo ebbe un principio, che fu la madre del mondo. Chi è pervenuta la madre, da essa conosce il figlio. Chi conosce il figlio e torna a conservar la madre, fino alla morte non corre pericolo. Chi ostruisce il suo varco e chiude la sua porta, per tutta la vita non ha travaglio. Chi spalanca il suo varco ed accresce le sue imprese, per tutta la vita non ha scampo. Illuminazione è vedere il piccolo. Forza è attenersi alla mollezza. Chi fa uso della vista e torna ad introvertere lo sguardo non abbandona la persona alla rovina. Questo dicesi praticar l'eterno. Se avessimo grande sapienza, camineremmo nella gran via e solo di agire temeremmo. La gran via è assai piana, ma la gente preferisce i sentieri. Quando il palazzo reale è troppo ben tenuto, i campi sono del tutto incolti e i granai sono del tutto vuoti. Indossar vesti eleganti e ricamate, portare alla cintura spade acuminate, rimpinzarsi di vivande, di bevande e ricchezze e beni aver d'avanzo è sfarzo da ladrone. È contrario al Tao, ahimè. Chi ben si fonda non vien divelto, a chi ben stringe non vien tolto. Con questa via figli e nipoti gli offriranno sacrifici ininterrotti. Se la coltiva nella persona, la sua virtù è la genuinità. Se la coltiva nella famiglia, la sua virtù è la sovrabbondanza. Se la coltiva nel villaggio, la sua virtù è la riverenza. Se la coltiva nel regno, la sua virtù è la floridezza. Se la coltiva nel mondo, la sua virtù è l'universalità. Per questo contempla le persone dalla sua persona, contempla le famiglie dalla sua famiglia, contempla i villaggi dal suo villaggio, contempla i regni dal suo regno.
contempla il mondo dal suo mondo. Come so che il mondo è così? Da questo. Quei che racchiude in sé la pienezza della virtù è paragonabile ad un pargolo che velenosi insetti e serpi non attoscano, belve feroci non artigliano, uccelli rapaci non adunghiano, deboli all'ossa e molli i muscoli, eppur la sua stretta è salda. Ancor non sa dell'unione dei sessi, eppur tutto si aderge. È la perfezione dell'essenza. Tutto il giorno vagisce, eppur non diviene fioco. È la perfezione dell'armonia. Conoscer l'armonia è eternità. Conoscer l'eternità è illuminazione. Vivere smodatamente la vita è prodromo di sventura. Con la mente comandare al ci significa indurirsi. Quel che si invigorisce allor decade. Questo vuol dir che non è conforme al Tao. Ciò che non è conforme al Tao presto finisce. Quei che sa non parla, quei che parla non sa. Chi ostruisce il suo varco, chiude la sua porta, smussa le sue punte, districa i suoi nodi, mitiga il suo splendore. Si rende simile alla sua polvere, dicesi accomunato col mistero. Per questo costui non può essere attirato, né può essere respinto. Non può essere avvantaggiato, né può essere danneggiato. Non può essere nobilitato, né può essere umiliato. Per questo è il più nobile del mondo. Quando con la correzione si governa il mondo, con la falsità s'adoprano l'armi. Il mondo si regge col non imprendere. Da che so che è così? Dal presente. Più numerosi ha il sovrano i giorni nefasti e le parole proibite, più il popolo cade in miseria. Più numerosi ha il popolo gli strumenti profittevoli, più i regni cadono nel disordine. Più numerosi hanno gli uomini gli artifici e le abilità, più appaiono cose rare. Più si fa sfoggio di belle cose, più numerosi si fanno ladri e briganti. Per questo il santo dice: «Io non agisco». E il popolo da sé si trasforma. Io amo la quiete, e il popolo da sé si corregge. Io non imprendo, e il popolo da sé s'arricchisce. Io non bramo, e il popolo da sé si fa semplice. Quando il governo di tutto si disinteressa, il popolo è unito. Quando il governo in tutto si intromette, il popolo è frammentato. La fortuna si origina dalla sfortuna. La sfortuna si nasconde nella fortuna. Chi ne conosce il culmine? Quei che non corregge. La correzione si converte in falsità. Il bene
si converte in presagio di sventura e ogni dì lo sconcerto del popolo si fa più profondo e più durevole. Per questo il santo è quadrato ma non taglia, è incorrotto ma non ferisce, è diritto ma non ostenta, è luminoso ma non abbaglia. Nel governare gli uomini e nel servire il cielo, nulla è meglio della parsimonia, perché solo la parsimonia antepone l'ottenere. Anteporre l'ottenere significa accumulare virtù. Chi accumula virtù, tutto sottomette. Quando tutto sottomette, nessuno conosce il suo culmine. Quando nessuno conosce il suo culmine, egli può possedere il regno. Chi possiede la madre del regno può durare a lungo. Questo si chiama affondare le radici e rinsaldare il tronco, via della lunga vita e dell'eterna giovinezza. Governare un gran regno è come friggere pesciolini minuti. Quando si sovrintende al mondo con il Tao, i mani non mostrano la potenza loro. Non che i mani non abbiano potenza, ma la potenza loro non nuoce agli uomini. Non che la potenza loro non nuoccia agli uomini, ma il santo non nuoce agli uomini. Questi due non si nuociono fra loro, per questo le virtù loro insieme confluiscono. Il gran regno che si tiene in basso è la confluenza del mondo, è la femmina del mondo. La femmina sempre vince il maschio con la quiete, poiché chetamente se ne sta sottomessa. Per questo il gran regno che si pone al di sotto del piccolo regno attrae il piccolo regno. Il piccolo regno che sta al di sotto del gran regno attrae il gran regno. L'uno si abbassa per attrarre, l'altro attrae perché sta in basso. Il gran regno non ecceda per la brama di pascere ed unire gli altri. Il piccolo regno non ecceda per la brama d'essere accetto e servire gli altri. Affinché ciascuno ottenga ciò che brama, al grande conviene tenersi in basso. Ecco che cosa è il Tao, il rifugio delle creature, tesoro per il buono, protezione per il malvagio. A parlarne con elogio si può tener mercato, a seguirlo con rispetto si può emergere sugli altri. Degli uomini malvagi, quale può essere respinto? Per questo si pone sul trono il Figlio del Cielo e si nominano i tre gran ministri. Anche se costoro hanno il gran P per ottenere precedenza alla loro quadriga, è meglio che se ne stiano seduti ad avanzare in questo Tao. Qual era la ragione per cui gli antichi apprezzavano questo Tao? Non dicevano forse «ottiene chi con esso cerca»? Con esso sfugge chi è in colpa? Per questo è ciò che v'è di più prezioso al mondo.
Pratica il non agire, imprendi il non imprendere, assapora l'insapore, considera grande il piccolo e molto il poco, ripaga il torto con la virtù, progetta il difficile nel suo facile, opera il grande nel suo piccolo. Le imprese più difficili sotto il cielo certo cominciano nel facile, le imprese più grandi sotto il cielo certo cominciano nel piccolo. Per questo il santo non opera il grande e così può completare la sua grandezza. Chi promette alla leggera trova scarso credito, chi reputa tutto facile trova tutto difficile. Per questo al santo tutto pare difficile e così nulla gli è difficile.